pazzia! La pazzia del mattino! Spegna! Se cazzo di telecamera, puoi spegnere o no? Io non farò, spegna! Tanto questi pezzi erano tagliati tutti, quindi. Chi te lo dici? La parte più noiosa, shakerare appena mi sveglio la mattina, fare questo movimento così con le braccia fredde, un risveglio muscolare, però mi stanco un po', è il pezzo più odioso, però è troppo buono, vale la pena. Il cameraman sta leccando i baffi già. Strade, impennavamo col motorino, impennavamo, facevamo pazzi, facevamo, ci divertivamo un sacco. Col mio motorino non sono mai caduto, però dopo anni mi hanno riprestato un motorino di un mio amico, hanno prestato, e per farlo scemo dopo un pochino non avevo più il dito del freno, perché sapete bene che quando si impenna, no, andare in alto, accelerare e frenare, un gioco di acceleratore e freno, capito? Non avevo più il dito, mi si è staccata la mano, mi sono staccati i flessori della mano, indietro, l'ho ammazzato, tutto graffiato qua sotto. Comunque sia, oggi non vi ho ancora detto cosa farò, ma farò un piccolo allenamento in palestra come primo workout, ma il vero workout sarà pomeriggio, farò il mio primo fondo in bici di 100 km. Voglio provare, questo è il nuovo obiettivo che avevo in mente di portare a termine, e cercherò di portarlo a termine. Ciao ragazzi, eccoci qui per questo nuovo aggiornamento. Per quanto riguarda invece gli obiettivi personali, ovviamente proseguo il mio cammino verso la forza, verso la possenza. Purtroppo, come ben sapete, ho avuto questo piccolo stop dovuto al Covid che mi ha veramente tanto indebolito. Adesso piano piano sto tornando sempre di più alla normalità, anche questa carica che ho sta tornando, sono sempre più carico, sempre più motivato, l'allenamento va benissimo, manca solo da recuperare un po' di fiato, un po' di cardio, ma comunque ci stiamo lavorando. Oggi workout mattutino. Allora, prima di iniziare ad allenarmi devo spiegarvi un po' questa pappardella qua, perché ci è arrivato il test del DNA, solo che non ci voglio spiegarvi tutta sta roba perché sarei noioso. Voglio solo dirvi che questo test è molto figo, perché grazie al nostro DNA possiamo capire quali alimenti mangiare, non mangiare, che integratori prendere o non prendere per aumentare la performance, migliorare la composizione corporea e stare più in salute. Quindi non sto a spiegarvi tutto, non c'ho voglia, non è che sono un professore, io qua devo allenare, devo spingere, cazzo. Sia io che Claudio vorremmo portare la nostra esperienza, magari seguiteci anche su Instagram, perché lì trovate magari informazioni più nel dettaglio. Tremo il muro? Partiamo subito con la parte allenante e quindi i nuovi obiettivi che avrò comunque nel mese o nei mesi successivi. In primis chiaramente è calisthenics, ovvero voglio sempre aumentare il mio volume di allenamento, diventare sempre più forte e, perché no, anche magari in futuro partecipare ancora a qualche gara, perché comunque è un pochino che non faccio gare di calisthenics, niente di super impegnativo, però mi piacerebbe. Abbiamo 4 colpi al petto con 5 kg, presa stretta, quindi close grip, pull up. Scomoda sta presa, eh? Non so perché l'ha messa. Boh, quello che ho chiesto. Was me or them, now for a lifetime I'm content, have to forget my old set ways.
queste robe, questo polso non è il massimo. Per quanto riguarda la situazione gara, ovviamente a giugno ci sarà una gara di zavorre, la Strength War, ma insieme al mio preparatore Simone Chiozzi abbiamo deciso di non prepararla in maniera specifica. Ci concentreremo principalmente sul miglioramento dei miei obiettivi, che sono sempre comunque legati alla forza, ma non legati alla forza massimale. Dato che il Covid mi ha appunto così tanto indebolito, dobbiamo per forza lavorare su queste cose. Bene, cominciamo col circuito, che è questo che vedete qua, non so da qualche parte, non è mortale, però... Se non recupero con la natura, recupero con la forza. Mi sono rotto le palle. Ultimo giro, ultimo pezzo. Dai. Anzi, mancano 10 secondi. Ma lo faccio prima, fanculo. E andiamo. Ok, questo è andato, ora cardio al vogatore, let's go. Ok, adesso iniziamo col cardio, serve la fascia. Ok, e ora possiamo andare. Postiamo la nostra applicazione, canottaggio indoor. Allenamento iniziato. Il mio secondo obiettivo del mese, che penso di chiuderlo abbastanza facilmente, vi avevo già detto che mi ero intrippato ultimamente con la bici. Il mio prossimo obiettivo è chiudere i 100 km con la bicicletta, chiaramente in un'unica sessione, in un'unica uscita e tutto di seguito, senza riposi, senza niente. Ok raga, partiamo. In questo periodo devo dire che mi sto divertendo particolarmente a fare questi tre tipo di allenamenti, ovvero calisthenics, bicicletta e corsa endurance. Mi piacerebbe in futuro unire tutte queste tre tipologie, quindi fare una sorta di triathlon ma inserendo del calisthenics. L'unica gara ufficiale del triathlon è il triathlon stesso, quindi dovrei inserire anche il nuoto, quindi sicuramente appena riapriranno le piscine mi piacerebbe allenarmi anche un pochino sul nuoto. Raga, siamo a metà percorso, ho fatto 52 km, sono già stanco morto. Facciamo un po' di rifornimento idrico, questa super borraccia di MyProtein. Un bel rifornimento idrico era quello che ci voleva. Sono a metà circuito e non potevo non rifornirmi di acqua, sennò alla fine non ci arrivo. Raga, siamo a 80 km e guardate lì cosa mi aspetta, la burrasca. Mancano solo 20, dai. 20 km e abbiamo chiuso sto fondo. Devo dire che ho le gambe a pezzi. È stato difficile, soprattutto l'ultimo pezzo, obiettivo raggiunto. Detto questo, come avrete già capito, il mio prossimo obiettivo sarà appunto chiudere un triathlon, ovvero un Ironman. Però credo che il mezzo Ironman
dovrei riuscire a chiuderlo. Un chilometro e 9 di nuoto, 90 km di bicicletta e 21 km di corsa. La difficoltà qual è? Correre basta, è un conto, ma scendere dopo 90 km dalla bicicletta e iniziare subito a correre sarà veramente molto difficile. Ho già provato a fare un piccolo pezzettino bicicletta-corsa, ovviamente molto più corto, e devo dire che le gambe si sentivano particolarmente. Però a me piacciono le sfide e quindi questo sarà il mio prossimo obiettivo, ovvero chiudere il mezzo Ironman.